Sì, buongiorno, è il McDonald's? Sì, salve, buongiorno. Io sono Antonio, sono il padre di un bambino che va alle scuole elementari e a scuola la maestra, l'insegnante, gli ha fatto vedere questa specie di documentario sull'alimentazione, la sana alimentazione e come esempio negativo prendevano il fast food del McDonald's. E io sono ora in difficoltà. Cioè, possono far vedere queste cose a scuola? Questo è sbagliatissimo, far vedere queste cose a scuola. Ma che posso fare io con questa maestra? La maestra non è tanto la testa se fa vedere queste cose ai bambini. Allora, di a questa maestra che il nostro McDonald's sponsorizza varie attività sportive, prima di tutto. Sponsorizza. Secondo, con i nostri aiuti che lasciano i nostri clienti nelle nostre casse dei bambini, noi abbiamo quattro ospedali grandi, grandissimi in tutta l'Italia. Stiamo costruendo il quinto, che sono i più frequentati dai bambini. Quindi qui la maestra non dice Ma dai cosa bambini devono obesi? mangiare. Ma dai bambini obesi? Altro. Non ho Bambini, capito. bambini malati, sono ospedali. Ma non malati perché hanno mangiato al No, McDonald's. assolutamente no. Le patate arrivano dall'Austria, tutto arriva dall'Italia, non arriva niente dall'America, di a Poi le patate in questa America l'hanno prese da maestra. Infatti, Don solo il Colombo. nome. Dico le patate poi in America, all'inizio non c'erano neanche, le ha portate in Colombo. Sì, ma è una patata fritta come a casa. Le patate a casa sua la maestra non le fa mai? Non lo so. Uguale. È Cioè uguale. l'olio poi lo buttate. Non è il solito olio. Oddio, buono, noi cambiamo l'olio ogni 2 giorni. Dì a questa maestra che io la posso ospitare nella mia cucina, se vuole. Io sono ben disposta a farla ospitare nella mia cucina, così vede come prepariamo i nostri cibi. Senta, ma 2 giorni col solito olio che frigge? Scusami? Ma 2 giorni con il solito olio che frigge non è tanto. No, ma sono vasche diverse, non è che noi friggiamo tutte nella stessa vasca, abbiamo 10 vasche. E sono tutte diverse, E ogni tutte 2 giorni comunque poi diverse. vengono cambiate. E vengono cambiate. Non ho capito la parte dello sport collegato al Noi McDonald's. sponsorizziamo anche vari campi sportivi, varie attività sportive, pallavolo, basket. Ma il fatto di sponsorizzare questi non è un modo per ripulirsi un po' la faccia? Allora, non è per ripulirsi la faccia perché noi non abbiamo bisogno di ripulire la faccia. Vuol dire che noi non siamo persone che abusiamo, uno entra, non mettiamo mai nessuno con la forza dentro. Entro che Dove? quello che entrino hanno capito che cosa mangiano. Con la forza dove? Nei nostri ristoranti. No, no, no. Appunto. No, no, la gente viene da sola. Non è possibile, non so. Sono cose che mi lasciano perplessa perché non le ho mai sentite, una cosa del genere. Non. E si vede in questa maestra, no, non lo so, sarà comunista? Lei dica a questa maestra di venire qua e di informarsi meglio la prossima volta che Ecco, fa può vedere. venire lì da voi a chiedere informazioni. Certo che può Ma non è come venire. andare all'inferno a chiedere al diavolo com'è l'inferno? Qua può venire, chiedere tutte le informazioni che vuole e le verranno Sì, date. ma Prima di dicevo. dare queste informazioni ai bambini, lei dovrebbe documentarsi prima. Ho capito. Però ho capito, però magari la maestra mi dice io non posso andare al McDonald's a sentire com'è il McDonald's, sarebbe come andare dal diavolo a sentire com'è l'inferno. Un'altra cosa se lei viene a vedere a occhi suoi come vengono cucinati i prodotti e noi le diamo informazioni, è un'altra cosa se lei è sentito dire. Certo. Va Sì, lei bene, può fare questa cosa. allora glielo dico, avanti allora io gli dico avanti, può venire quando vuole e poi viva il pagliaccio del McDonald's. Come si chiama? Ma posso chiedere che scuola? È una scuola elementare, è Sì, a qui. Tavagnaco? E me l'ha beccata subito, non la volevo dire, No, sì. allora, noi a Tavagnaco ti dico questo, che può risolvere benissimo, Sì.
A Tavagnaco noi faremo dei spettacoli con questo pagliaccio del McDonald's che noi lo chiamiamo Ronald. Ah, Ronald, mi sfuggiva. Sì, Ronald. In 4 giornate diverse in tutte le scuole di Tavagnaco e di Colugna. Proprio dentro le scuole. Sì, proprio dentro le scuole. In cui... lei, questa maestra, può andare dalla preside, perché la preside ci ha ben accolta. Ah, brava la preside, brava. A dare frutta ai bambini. A dare? Frutta. Frutta. Che noi diamo anche la frutta, diamo solo il panino. E a fare i spettacoli con il Ronald. Come quindi pagliazzo. La maestra deve prima andare dal preside a sentire certo. che cosa ne pensa e poi dare dei documentari del genere ai bambini. Certo, certo. Bene, bene, sono contento. No, io avevo un po' di paura, ma se voi mi dite l'olio l'ho cambiato ogni 2 giorni e poi le vasche sono comunque diverse e l'alimentazione è comunque varia. La pulizia è impeccabile. La pulizia, pulizia e sicurezza del cibo, perché noi abbiamo dei controlli talmente stretti che noi non possiamo fare niente. Quando è l'ultimo controllo che vi è arrivato, ad esempio? Controllo noi ne abbiamo ogni mese, di tutti i tipi. Ah, ogni mese? Di tutti i tipi, perché ci arrivano supervisori, ci arrivano controlli, ci controllano la pulizia, il cibo, la qualità, quindi ne abbiamo di controlli McDonald's che lei non ha idea. Ok. E non è un fast food qualsiasi McDonald's. No, no, infatti non uno qualsiasi, è proprio il McDonald's. Cavolo. E poi in Italia è molto rispetto, non è come in America. Molto rispetto il controllo. In America lasciano più fare, voi dite? Non so adesso là, perché è sempre l'idea che arriva dall'America, chissà quando, cosa arriva, ma non arriva niente. Ecco. Ho capito. Qua, tipo italiano, l'hamburger la signora lo va a comprare al mercato, è uguale la stessa carne, dire. Perché voi la comprate al mercato? Noi non la compriamo al mercato, ti voglio dire che è carne italiana. Certo. Se la prende al supermercato lo prendiamo anche noi. Certo. Sarà una maestra integralista. Allora la maestra dire di andare prima a parlare con la preside. Certo. Perché la preside a noi ci accetta. Noi abbiamo 4 date a maggio. 4 date all'interno. E in quante scuole? Solo in quella lì? In tutte le scuole. In tutte le scuole. Che sono 3, se non sbaglio. Sì. E una a Colugna. Ho capito. 4 date di spettacolo. Ma le scuole elementari mi sta dicendo? Elementari. Ah, perfetto. Sì. Perfetto, benissimo. Benissimo, allora io la ringrazio, sono contento, viva Ronald, viva davvero, è gentilissima, fanno anche gli spettacoli per i bambini all'interno delle scuole. Sì, spettacoli, noi partiamo col 10 che è la prima data, speriamo che il tempo ci tenga saremo là. È gratuito l'ingresso per i bambini? Distribuiremo sia le carotine che le mele. Ah, anche le carotine. Fresca. Ho capito. Sì, non è che McDonald's distribuisce solo fritto. No, anche le carotine. Noi abbiamo le griglie, che si cuoce sulla griglia come una normale griglia di casa. Ho capito. E così si fidelizza subito il bambino e impara qual è la sana alimentazione. Sì, noi abbiamo... Non so, quando se lei un giorno viene... Sì, ma io vengo spesso, insomma, basta. Io ti faccio anche entrare in cucina. Davvero, ok. Sì. Però io non... Se lei vuole essere convinto di tutto questo, io ti faccio entrare in cucina. Ma non è molto sano far entrare uno sconosciuto in cucina, mi scusi. Sono 5 minuti, ti faccio vedere, ti faccio il giro, velocissimo. 5 minuti, sì, va bene. E lei vede veramente come lavoriamo. Noi non abbiamo cibi che stanno lì congelati e poi li mettiamo in microonde, da noi non esiste. No, tutto olio che frigge. Si fa tutto all'istante. Va bene, io la ringrazio signora, è gentilissima. Grazie a lei. Ci vediamo in cucina, grazie. Sì, speriamo che questa maestra cambi idea. Sì, ora gli faremo assaggiare una primizia alla carotina. Ecco, quella. Grazie, arrivederci. Grazie, ciao. Santa Maronna.